Ciao Virus, Ok, non ci fai qua? Non eri con stasera l'avvocata? succede. Ciao Johnny. Eh sì, sono appena tornato. Tutto a posto, te l'ha fatta la consulenza? Sì, tutto a posto. Cosa fa quello là in mezzo alla strada? Ma quindi il tuo amico era quello che c'era dentro adesso con Mans? Sì, è uno dei dipendenti. Giacchetta nera o giacchetta rossa? Giacca nera, camicia rossa. Ah, è un tuo amico? Sì. Ah, ma non sapevo fosse stato assunto da poco. Lui? Ah, sì, è qualche giorno che lavora qua. 2 giorni. Ok, ma oggi stava dicendo che l'hanno rapito. Eh sì, infatti me l'ha detto, sono arrivati qua con la maschera e volevano rapirlo. Però sono passati gli sbirri qua davanti e non gli hanno detto niente. Ma si sa chi è stato? C'è qualcuno che ha problemi con voi? No, per adesso no, stavamo cercando di scoprirlo, ma per adesso non ci sa niente. Ok. Beh, una fortuna che c'era il poliziotto in giro. Eh sì, almeno vedi, ogni tanto servono a qualcosa. Vabbè, l'avvocato ti è stato d'aiuto? Sì. Se ho qualche problema lo chiamo e si vedrà cosa può fare. Ma tra l'altro ho visto prima che tuo nipote ha tirato fuori una pistola. Può darsi. Servono armi. Giusto così, per indiscrezioni, pistole, voi come siete messi? Tutta roba legale, abbiamo il porto d'armi, l'abbiamo comprato all'armeria. Ci Ah, ok. servono armi? Sì, potrebbero servirmi. Cosa devi fare? Sembra che ti stai preparando per la guerra. No, 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 così eccessivo no, dai. Non lo so, è prima il rapimento e poi se ho bisogno e adesso le armi. Dai, siediti qua, raccontami, dai. Guarda, Armaiolo purtroppo ha sbagliato e non doveva sbagliare. Pagherà le conseguenze. Ma ha sbagliato che non ti ha voluto vendere le armi, cioè questo è stato il suo errore. No, no, ha chiamato la polizia su di me e poi quando Ma sono ci sarà ritornato lì stato un davanti motivo per perché, vedere. cioè noi siamo andati lì, abbiamo comprato le armi, abbiamo pure fatto un po' i cazzoni, mica ci ha chiamato la polizia. Perché ti ha chiamato la polizia? Ma gli ho chiesto se aveva armi da Notte Marte. vendere sotto banco, armi grosse, armi sotto banco a poco. Ha chiamato la polizia, poi quando sono ripassato lì davanti è uscito con 2 secondi parato. Ma E non mi hanno adesso do preso, domanda sono riuscito a internos, scappare. domanda internos, ma che cazzo te ne facevi delle armi sotto banco? Cioè cosa devi fare? Ma non si sa mai, questa città, gente poco raccomandabile è piena. Ok. Cioè quindi per difesa personale? Sì, diciamo di sì, dai. Che tipo di arma vorresti per difesa personale? Ma adesso gli avevo chiesto così qualche fucile, qualche automatica. Poi Qualche o ovviamente ha una? chiamato. Qualche? Qualche? Sì. Con quante armi riesci a Ovviamente tenere in mano contemporaneamente? perché. No, non per me, anche per gli altri. Magari qualche amico serve, allora. Ma Ma tu che lavoro fai in siete città che una mi sono banda, dimenticato? siete. Viticoltore. Capisco, capisco. E cosa fai? Invece che Mi ha detto schiacciarla coi infatti. piedi, gli spari all'uva?
Mazza, si guadagna bene a fare il viticoltore se cerchi tutte queste armi, eh? No, guarda, il viticoltore legalmente. Illegalmente? Ah, e altro? Illegalmente, adesso sto facendo un po' trafficando con la marijuana. Ma siete in quanti ragazzi siete? 4-5. Uno di questi è il signor Beghelli, Benighelli, come cazzo si chiama? Finchiamata! Sì, siamo qua. Ma Vai, Maronna! Vaffanculo. Manz, vieni Ma chi qui, tu vieni qui! pensi? Stai bene, Johnny? Signor Minchia, sei un Johnny! pilota, non l'hai fatto cadere, cazzo. Ah, è Signor Johnny! sicuro, Esci cazzo. senza che c'è, boh, vabbè. Signor Johnny, Dica! lei cercava ancora informazioni su quel famoso transessuale? No, no, ci abbiamo parlato, niente, no problem. Oh. Abbiamo trovato, alla fine Ok. era un misunderstanding, niente di che. No, va bene, meglio così. È finito il virus, raga. È un ninja Quindi dove? quello. Quindi dove? Qua dietro. È veramente lì dietro. C'è. Virus, vieni qui, dai che sono vecchio, non mi far alzare. Vammelo a prendere, Eli. Con le buone, cioè, Sta digli scappando. sono. Eccolo. Rieccoci, pardon, non volevo parlare che c'era Mans. E dicevo, comunque, vabbè, trafficate in marijuana, quanti siete? Il signor Beghelli, come, non mi ricordo mai il nome, quello con gli occhiali, è con lei? Maurizio. Ah, Maurizio è bravissimo, con sì. me. Ma Ah. lui fa poca roba. Per adesso traffica nel vino. E perché è venuto a chiedermi di collaborare con lui? Ah sì? Non me l'aveva detto. Ah, ok, quindi, ma è lei il capo? No, no, non c'è un capo, siamo così, siamo tutto tra di noi, si Ah, ok, guarda, decide. parli del diavolo. Ehi, Signor Maurizio. Beghelli. Buongiorno. Salve signori, buongiorno, come state? Bene, bene. Oh, non mi avevi detto Oh, che mi fa avevi piacere. offerto qualcosa a Johnny? Offerto. Ho dato in omaggio la confezione migliore del prosecco. Si sieda, Beghelli. Comunque Ho un adesso problema al sa ginocchio. che siamo Come? insieme adesso. Cioè, lui sa, gli ho detto che siamo insieme, io Mi ha e spiegato un po' dei giri che avete venite più vicini, non mi va di urlare, te. cioè, Io sono guarda, io affari adesso vostri. ho un affare da fare e devo lasciarla. Ah, Mi la lascio qua che in tipo di compagnia affare ha? di Maurizio. Un affare, adesso non lo so neanche io, mi deve spiegare. Quindi ci vediamo dopo. Va bene, a più tardi. Stia attento perché A lei mi più sembra tardi. veramente uno che vive sul filo del rasoio. Eh sì, a più A tardi. dopo. Lui. Esatto, Filo lui. del rasoio di qualsiasi cosa, sì. Sì, lavorate da tanto Professionale assieme? preferito. No, io praticamente sono arrivato in città meno di una settimana fa. Io E già spacci. E spaccio. lui l'ha Io detto. con me. No, ma mai nella vita, no, no, no. Non diciamo parole prese a caso. Ha detto che cercavate Io armi. commercio. No. Io l'unica cosa che spaccio, diciamo così. Il mio fantastico prosecco, non so se hai avuto l'occasione di provarlo. Sfortunatamente ancora no, l'ho fatto provare a un amico che mi ha detto che non era fantastico, però lo proverò anch'io, promesso, è che di solito bevo a fine giornata prima di coricarmi. Ah, ok, perfetto, non c'è nessun problema. Ma a lei servono anche a lei armi?
Per la difesa personale sì, mi sarebbero molto utili, perché comunque avendo la vigna in un posto molto isolato dove la polizia viene di rado e dove chiunque vuole fare da padre padrone, come lei può ben intendere, è difficile lavorare in modo onesto e soprattutto sicuro. No, lo so, ci sono passato prima di lei. Sì, lo so, mi è giunta voce. No. Non lo so, lei da quanto frequenta il signor Virus? Io frequento il signor Virus da 4-5 giorni. Comunque mi ha già fatto un'ottima impressione, ecco. Vabbè, cosa mi sa dire di lui? Perché è un tipo strano, sembra mischiato in mille cose. Dice un po' di tutto, allora, ma poi non dice niente. Io lo... Un attimino che mi stanno chiamando, mi scusi. Sì. Mi scusi, signor Bigwood. Come dice? Ma di che ci mancherebbe? Virus. Sì. Virus. A me come virus si è presentato. Sì, anche a me. Cioè, o perlomeno... A me me l'hanno presentato come virus, però nel momento in cui gli ho chiesto perché si chiamasse così, ha fatto molto il vago. Non mi ha dato una risposta chiara e decisa, ecco. Ah, a me ha detto che è un lord. Ah sì, lord di che cosa? Mi verrebbe da dire di sto cazzo, però non voglio essere volgare, quindi... Però ha detto che è un nobile. No, vabbè. Le posso dire in tutta sincerità che non è l'unico a pensarlo che è virus e che è lord di sto cazzo. Ah, ok. Beh, ma gli ha visto fare cose strane, contattare persone strane, ha fatto... Cosa sa di questo virus? Praticamente siamo venuti in contatto, mettiamola così, tramite una persona... abbastanza strana, che quando che voleva fare tutte le opere in grande, dice: facciamo questo, andiamo lì, rapiniamo, gli estorciamo tutti i soldi e dopo andiamo a fare vendite. E già questa persona che ci ha messo in contatto aveva delle, come dire, aveva dei momenti di follia, cioè, come a dire, io vado in giro con le telecamere di sicurezza di una piattaforma, non era YouTube, era un'altra piattaforma, ha detto: viene tutto registrato, quindi quello che faccio io è giusto, quello che faccio e ti dico è il Vangelo, e gli altri sbagliano e non capiscono un cazzo. Ah. Onestamente, se una persona segue questi individui, mi viene molto da pensare, anzi mi viene da pensare che non capisca nulla, ecco. Sono dei fanatici dell'internet. Sì, sono quelle generazioni di adesso che quando vanno per strada, quelle poche volte, non guardano la luce del sole, non guardano, attraversano, ma stanno attaccati a un display. Vero. E onestamente è raccapricciante. Assolutamente, però vedi che allora comunque siete legati. Questo contatto chi è? Chi è questa persona che ti ha messo in contatto con Virus? Questo estremista? Si chiama Ciro, però onestamente è da un po' di tempo che non lo vedo. Onestamente Ciro, non ne sento la mancanza. Ciro? Ma che io sono disabile, direttore. Pino, vieni qua, tu che conosci tutti, madonna, tutti che mi è arrivato al momento giusto. Oggi neanche mi devo alzare, che bellezza, mi sento la De Filippi, cazzo. Io volevo vedere Leo. Ciro! Ascolta, c'è Pino. Ciro spione. Pino, conosci Ciro? Cioè, ti ricordi chi è Ciro? Ok. Tu te lo ricordi, David? Ciro no. Ciro, non vi ricordate di nessun Ciro? Magari abbiamo visto, ma non si è presentato. Eh no, perché ha detto che un po' che non lo vede in giro, ma io Ciro. Eli, tu ti ricordi di un Ciro? Tu, Luca? No,
Io un Ciro ce l'ho come dipendente, ma ha detto lui che non è il Ciro che conosco io. Aspettate solo un secondo, no, Sì, le dico, cioè, ci ho avuto poco a che fare. Onestamente ho capito com'era il tipo di persona, quindi ho provato molto ad evitarlo. E fino ad ora ci sono riuscito, ecco. Ok, ho capito. Vabbè, quindi questo Ciro in ogni caso è sparito, giusto? Che era sto pazzo, sì. Mezzo squilibrato. Sì. Era amico Ciro Esposito? Non le so dire, fumo. Perché il cognome non me l'ha detto. Però non so se lei ha un telefono qui con sé, magari, siccome mi ha lasciato il numero di telefono, ha detto ce lo devo sempre tenere in contatto, così tutti sappiamo quello che fa l'altro, altrimenti abbiamo qualcosa da nascondere. Il telefono mio? Cioè mi dà il numero di Ciro? No, il telefono nuovo. Ciro sì. Esposito però l'ho già sentito in ospedale. Ciro Esposito si chiama? Ma anch'io sto nome l'ho già sentito, cazzo. Grazie okay, mille della disponibilità, ragazzi. Salve, buona giornata. Buona giornata. Ho salvato il numero. Di Ciro? Niente, non riesco. Sì, di questo Ciro, che non sappiamo chi sia. Ok. Vabbè, altre cose da dirmi su questo virus? Su questo virus proprio non so nulla. Cioè, vedrò di informarmi. Perché comunque il tempo che non l'ho frequentato, sono andato in giro in modo autonomo per conoscere gente. Ok, con la speranza di conoscere qualcuno di utile. Ok. E fino ad ora ho trovato... Risalve. Hello? Salve. Fino ad ora eccezione fatta per il signor Amil, il concessionario. Cioè, ci sono veramente altre... poche persone su cui fare affidamento, ecco. Amil è il ragazzo che è appena passato? No, lui somiglia molto ad Amil, però Amil ha la giacca rossa. Vedi che... Allora, Amil è quell'altro. Io non ho capito, quel signore che è appena passato è l'amico di Virus oppure no? Sì, aspetta che vado a vedere, è sicuro, perché non ne sono sicuro, però dovrebbe essere lui. Secondo me quello è Amil. Io so che lui è Amil.